Grande amore, questa settimana.
Come sono romantica. E pensare, io ho un ragazzo bellissimo. Insegnante di educazione fisica in un collegio maschile. Mi amava. Non diceva mai, mi dispiace. A nessuno. Come sono romantica. E pensare che una volta c'è addirittura il mito della virginità. Ora la parola virgine si usa solo per la lana e l'olio d'oliva. Il fatto è, io sono imbaribile romantica. Ora stavo un ragazzo giovane, non è molto bello. Però faremo delle vacanze insieme, come si dice, alternative. Costa Rica, Costa d'Avorio, costa meno. Meglio accontentarsi. Un'amica mia l'altro giorno mi ha telefonato. Sono disperata, non ce la faccio più con mio marito. Mio marito ha i pensieri contorti, i dati contorti, gli atteggiamenti contorti. E io, ma cos'è, un uomo o un cavatappi? E quella signora, una signora torna a casa con un meraviglioso cappotto di visone nuovo fiammante. E il marito, da dove mi viene questo? L'ho vinto la lotteria! Il giorno successivo torna a casa con un meraviglioso bracciale di diamanti. E il marito, e questo dove ha preso? L'ho vinto un'altra lotteria! Anzi, visto che ho fretta, mi prepareresti il bagno? Il marito segue e quando la donna si sta immergendo nella vasca si accorge che c'è solo un dito d'acqua. Caro, perché non mi hai preparato tutta la vasca? Beh, non volevo che ti si bagnasse il biglietto della lotteria. La faccia di fiabilità e di romanticismo. Otello, Otello, sono disperata. Scusami se ti chiamo alle due di notte. Sono tu che sei un'amica, un amico, quello che cazzo sei, un bambino. Fernando, il mio Fernando, sono due giorni che non mi telefona, non mi scrive, non mi dà solo notizie. Chissà che fine ha fatto, per me è come un altro uomo. Calmati, calmati, hai fatto bene a rivolgerti a me. Ora te lo passo. Ti froci. Ecco qua perché a noi donne, a noi uomini, a noi ci basta la voglia di essere romani. Ciao! Ti permette una domanda? No, guarda, non compro niente! Non vendo nulla! Peccato, in un altro momento! L'hai mai capitato di trovarti di fronte a una persona sveruta? No, ma se non mi lasci andare, sverro io! Ci sprechi che secondi passano! D'accordo! È mai stato morto da
crocerà Napoleonada e le tue pesce. Crescerà un regno di polvere. Sì, cuscena, tuo regno. E cresce già. E questo vaso? Venga, ma di cui la fanno tesca mi parlava tanto. Ah, sarà sufficiente a raccogliere le mie lacrime se tu non torni costì. Mercoledì, accanto a me. Ma che sto a te? Oh, Gerardo, il tuo nome è scritto nel vento. Ma io non lo veggio bene. Un poloveggio è un panno. Un poloveggio è un panno. E forse andato ad infrangersi su di uno scoglio sorto per noi, nato ora, è uno scoglio nato. Ma io risorgerò te con me, a me un goccio di rosolio, una stilla ricordiale, un elisir di uva passa. L'uva passa e lo annuncia neppure. Gerardo, l'ultima volta indossavi la canotta netracite per proteggerti dall'artrite. E Gerardo, ascoltami, e se no ti viene l'otite, ti viene la congiuntivite. E Gerardo, pensami, se no ti viene la rinegite. Gerardo, sei un po' frascico, pensami, pensami. Già era deserto. Vabbè, ma sto teatro dei media è il teatro dei sette nani. Avvisolo e damogliela la struttura. La spiaggia era deserta. La scogliera era deserta. L'insenatura era deserta. La palma non c'era, troppo deserto. Ma lei c'era, tutta, in tutto il suo fascino, con tutto il suo corpo. Beh, meglio della mica cammina a pezzi. Però c'è ragione, hai visto? Lei c'era, con tutta la sua prorompente vitalità, con tutta la sua latente aggressività, con tutta la sua patente, che non c'ha perché il corso di era 12 giorni. Ma lei c'era e abbiamo fatto la prova del vento. Abbiamo fatto il riscaldamento muscolare e la meditazione e il training autogeno e il training di qua e il training di là. Abbiamo fatto. La corda non si è tesa, il resto sì. L'ancora? Ancora sta là. E abbiamo navigato sulla poppa. Le poppe sul cassero, il cassero, e non era il cassero solitario, finché lei non ha trovato l'ebbrezza marina. Marina, ma che cazzo sta di, si chiama Rossella, Marina è quella da settimana, scusate, so troppo, mi confermo, Rossella mi ha lasciato qualcosa dentro, oddio, pure io gli ho lasciato qualcosa dentro, però poi me lo sono ripreso, poi gli ho ridato, poi me lo sono ripreso, poi gli ho ridato, ma questa è un'altra storia, Rossella! In fondo, non mi fa restare in superficie. Un'altra stronzata. Non vorrei abboccare, ma già l'amo. Già, l'amo? Ma chi ha l'esca? Io o lei? No, perché io non esco senza l'esca. Le scappatoie sarebbero tante. Ne devo studiare qualcuna. Perché prima di ammainare le vele, voglio ancora una filibusta. Se no che filibustiere sarei. Voglio ancora abbordare. Se no che abbordaggi sarebbero. Un vecchio lupo di mare, come me, cerca sempre il suo cappuccetto rosso, anziché dico Rossello, lo spiritoso, ma no, vabbè, raga, io ce provo. Rossella, aspettiamo che la bonaccia ritorni, e dovete vedere quant'è bonaccia, aspettando che si riabbassi la marea, sempre a pensare a quello, stai, so già che domani tornerà. L'aspetta starbero maestro che mai cadrà, che mai verrà battuto, neanche dalla più grande sega elettrica. Ah, ma sei così, sei uno dei magici, sai? Mia sirena, mia ondina, perla raffinata, perla preziosa, per la mignotta ce fosse nostrica, oh. Sono tutte cose, tutte cose!
cuoricini per i brasiliani. E i bagni sono come camerini. Si scioglie il trucco e c'è un via vai di dame. Dame in cerca dei loro damerini. Chi sarà la più bella delle dame? I damerini invece, ovvero i maschi, che sono sempre ben andato certo, finché non tira l'aria che ci caschi, sono sciatti, trasandati. Che concerto! Che poi, se l'uomo libero è uno solo, all'unanimità è un gran sultano, un attracco sicuro tipo un molo per donne di un harem quotidiano. Per cui, datemi retta, amiche care, non fate la preziosa che sta buffa. Siate meno esigenti, meno amare. Che se no la... Incapacità di Paolo. So che Paolo partirà, siamo tutti dispiaciuti, io un po' meno perché devo fare la parte sua, però siamo molto dispiaciuti. Sì, sempre la scossa tellurica di prima, scossa di assestamento, vedo un'uscita che si è... No, vi saluto a tutti e grazie e arrivederci. Perché ha fatto così? Perché ha fatto così? Guarda, funziona con le batterie.